Giardino Esotico Pallanca è entrato nel network dei grandi giardini italiani 2 anni fa, nel 2007. Lo spirito era quello di trovare altri appassionati come siamo noi di piante e di avere dei contatti con altri proprietari di giardini al fine di migliorare la nostra qualità e di offrire un servizio ai nostri visitatori che fosse sempre migliore e adeguato a quelle che sono le nuove esigenze. Che Giardino Esotico Pallanca nasce e apre al pubblico nell'89, ma in realtà era già dedicato all'attività di produzione e coltivazione delle piante grasse, attività che ha visto interessati prima il mio bisnonno, poi mio nonno, mio padre, adesso io e mio fratello. Quindi è sempre stato un giardino che ha visto piante grasse e sin dall'inizio, per passione e amore di queste piante, è stata fatta una prima collezione, che era una collezione prettamente privata. Nel 1989, come ho detto prima, si è deciso di aprire al pubblico, quindi di limitare nella prima fase tutta la parte che era di coltivazione, quindi la parte industriale, per poi dopo invece dedicarci soltanto alla parte espositiva. Questo ha portato che cosa? Ha portato ad una modifica di quello che erano la struttura iniziale del giardino, quindi di una impronta molto commerciale, quindi la presenza di serre. Sono state alcune serre smantellate, sono state fatte altre serre con un'architettura che fosse più omogenea a quella che si può definire un giardino, quindi meno dal punto di vista produttivo. E sono cresciute, abbiamo fatto crescere anche quella che è la collezione delle nostre piante. Non tanto per quanto concerne le piante, diciamo, gli esemplari, quelli c'erano già, ma abbiamo aumentato la collezione delle varietà. Gli effetti positivi del network dei grandi giardini italiani è quello che si crea un circuito per l'appassionato delle piante, anche perché chi è appassionato di piante è appassionato a 360 gradi, può amare più o meno alcune varietà, ma comunque sia ama il verde. Questo ci dà la possibilità di poter ampliare ed avere una vetrina, diciamo, nazionale ed internazionale, grazie appunto ai grandi giardini italiani, al network, perché colui che decide di fare una visita, diciamo, in Liguria da noi ed è un appassionato del verde, visitando il sito dei grandi giardini italiani è in grado di poter individuare quelli che sono i giardini sul territorio ligure che fanno parte del circuito, e quindi far parte di questo circuito ci dà la possibilità di poter avere nuovi contatti, contatti che è quello che a noi ci fa piacere, che sono i contatti di persone che amano le piante, rispettano il verde e soprattutto, visto che noi abbiamo un book all'uscita dove chiediamo che vengano registrate le idee e le opinioni, se ci sono delle cose che dobbiamo migliorare, questo ci dà la possibilità appunto di crescere professionalmente e di far crescere il nostro giardino in maniera tale che sia sempre piacevole e sia sempre un punto d'eccellenza per quello che riguarda la nostra produzione.